Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla chiesa di San Pio da Pietrelcina, con l'epistolario di Padre Pio, il volume numero 3, per leggervi un passaggio di una lettera che nel 1918 Padre Pio scriveva ad una sua figlia spirituale. Parliamo di Anita Rodote. 1918, agosto del 1918, 16 di agosto, ed è una giornata significativa perché siamo in un momento in cui Padre Pio è stato già trapassato da quella lancia, quindi parliamo della trasverberazione del 5-7 agosto di quell'anno, e scrive ad Anita: «Figliola mia, non temere la tempesta che rugge intorno al suo spirito, poiché a misura che l'inverno sarà più o meno rigido, la primavera sarà più o meno bella e ricca di fiori e il raccolto più abbondante. Che dica e faccia il tentatore, Dio andrà sempre ottenendo in te il suo mirabile fine. Non credere, mia buona figliuola, ai sussurri e alle ombre avverse del nemico, e tieni sempre ferma la verità contenuta in questa dichiarazione che io faccio in piena autorità di tuo direttore e in tutta la sicurezza di coscienza. Temere di perderti tra le braccia della bontà divina è più curioso del timore del bambino stretto tra le braccia materne. Bandisci qualunque dubbio e ansia, che del resto sono permessi della carità infinita per lo stesso fine suaccennato. In quell'avversità che senti verso quella persona, diportati come ti dissi a voce, e quindi non temere. Vivi tranquilla ed espandi l'anima tua dinanzi all'eterno sole, e non temere. Non temere i suoi cocenti e infuocati raggi. Spandi pure, dico, figliuola, la tua anima davanti a questo sole di eterna e di infinita bellezza, tu che tanto brami di far schiudere il bozzolo affin di far sprigionare da esso la formosissima farfalla.